Di questa scuola si parla molto. Prof, ce ne sarà un motivo. Se dovesse descriverla con un aggettivo, unica. Siamo giovani, ma è il momento di prendere decisioni importanti e iniziare a capire cosa vogliamo fare da grandi. È grazie all'aiuto dei tanti laboratori che riusciamo ad apprendere le competenze necessarie. Seguendo le proprie emozioni e realizzando i propri sogni. Facendolo con passione. Eccoci nei laboratori del futuro. I laboratori di robotica. Nei quali è possibile imparare i linguaggi di programmazione per azionare il nostro robottino NAO, realizzare meccanismi con i Lego. E comandare dei bracci robotici sino ad arrivare a pilotare dei droni in formazione. In questo laboratorio i ragazzi pianificano i voli tenendo conto delle condizioni meteorologiche. Tracciano le rotte e simulano il pilotaggio dell'aeroplano. Eccoci qui, nel laboratorio di traffico aereo, in cui noi studenti apprendiamo in maniera minuziosa tutto il lavoro svolto all'interno delle torri di controllo degli aeroporti. Ma soprattutto acquisiamo le chiare e precise indicazioni da fornire ai piloti per le manovre da effettuare. Per comprendere il funzionamento di un aereo, occorre passare nel laboratorio di meccanica. In cui studiamo i principi di aerodinamica nella galleria del vento e i vari tipi di motori utilizzati. Stiamo per entrare nel laboratorio di macchine, dove sono presenti gli apparati e gli impianti di bordo. In questo laboratorio si analizza la control room di una nave da crociera, dove si studiano i vari impianti elettrici e meccanici. Qui si formano i futuri elettronici di bordo. Qui i ragazzi imparano come far funzionare tutti gli impianti elettrici di bordo, ma soprattutto per risolvere eventuali problemi.
stazione. Ed imparano a gestire e a condurre una nave. Noi siamo Costruzione Ambiente Territorio. Il diplomato in Costruzione Ambiente Territorio è un tecnico competente nella valorizzazione del territorio. Ed è proprio qui che i ragazzi studiano e scoprono la vita dietro le quinte delle aziende più grandi del mondo. Siamo l'Euclide Caracciolo.